Parliamo della partita adesso anche con Marco Esposito, il vice allenatore della Properzi. Allora, un giudizio su questa partita contro una squadra indiscutibilmente forte? Diciamo che il Sanda ha dimostrato tutto quello che è il suo valore, merita ampiamente la posizione di classifica che ha. E noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo tirato avanti un set anche perché loro sono calate visibilmente. E abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, è stata una bella partita comunque. Avete fatto quello che avete potuto, però insomma almeno nei primi due set, specialmente nel secondo, avete fatto tanti errori. Forse lì un po' più di attenzione si poteva fare qualcosina di più. Sì, comunque giocare in trasferta contro la prima in classifica, non dico che c'è timore reverenziale, però comunque c'è un po' più di attenzione, e molto spesso quando c'è tanta attenzione poi capita di fare degli errori che non si vogliono fare. Invece per quel che riguarda la classifica, rimane il vostro buon campionato, i play-off sono un vostro obiettivo? Allora, l'obiettivo nostro è quello di fare una crescita progressiva fino alla fine del campionato, di portarlo al termine nel migliore dei modi, anche perché eravamo partiti sicuramente non sperando in questa posizione di classifica, e abbiamo fatto un campionato fino adesso dignitoso e non anonimo, secondo me, ed era quello che volevamo fare noi, un campionato non anonimo, quindi abbastanza bello per quello che può essere il fatto del gioco, che loro si divertino pure a giocare a pallavolo e che esprimano quello che facciamo durante gli allenamenti anche in partita.